Io non ritengo la situazione di Carige preoccupante perché è una banca che ha fondamentali solidi e continua a ritenere fondamentali solidi quelli che ha nel suo bilancio. Io credo che nelle prossime ore si possa divenire ad un accordo sostanziale tra tutti coloro che devono sottoscrivere l'aumento di capitale, questo lo auspico, ovviamente come regione continuiamo a monitorare la situazione non essendo parte in causa, ma abbiamo parlato con i vertici tutti di Carige, ho trovato uno spirito costruttivo, c'è un azionariato, un nocciolo azionariato importante che fa riferimento alla nostra regione, ritengo che la Liguria abbia bisogno di una banca del territorio, ritengo che Carige abbia un modello di business che può essere sviluppato proficuamente anche per la crescita della nostra regione, che le imprese liguri, piccole e medie, abbiano bisogno di un istituto di credito di riferimento. Penso che il bilancio di Carige, la liquidità di Carige, il patrimonio immobiliare di Carige siano sufficiente garanzia perché non si ripetano brutti episodi del passato, ma anzi che la banca possa proficuamente rilanciarsi ed essere d'aiuto a se stessa e a tutti noi che lavoriamo per far crescere la nostra regione. Quindi sono ottimista che nelle prossime ore potremo avere delle buone notizie.